Di base, il nostro paccone che cos'è? Il nostro paccone racchiude tutte quelle informazioni che sono necessarie per il cliente per prendere una decisione favorevole nei nostri confronti. Cioè, se lo dovessimo riassumere, in una frase, è un nostro venditore in scatola. Questo è il segreto del paccone, ok? Venditore tu ne puoi avere uno, ok, alla volta, cioè che va e sta parlando con un cliente alla volta, quindi il venditore è uno strumento uno a uno. Mentre il paccone è un venditore in scatola ed è uno strumento uno a tanti, nel senso che ne posso inviare quanti ne voglio contemporaneamente a quanti clienti mi pare. Forse l'hai già sentito in giro, ma Frank Marenda ha finalmente portato in Italia quello che viene definito il tesoro del marketing a risposta diretta. Una piccola perla che The Millionaire Maker, il fabbricante di milionari, ha ideato nel lontano 1995. Di cosa sto parlando? Dell'unica originale newsletter mensile scritta da Dan Kennedy di suo pugno. Sono arrivati, tradotti per la prima volta in Italia, i principi fondamentali di uno dei più grandi maestri del marketing di tutti i tempi. Non ci sono trucchetti o piccole tecniche che valgono oggi e spariscono domani, ma i principi eterni del marketing. Validi online e offline, attraverso qualsiasi crisi economica e cambio radicale del mercato. Tutti i più grandi formatori di marketing mondiali hanno nella loro libreria volumi e volumi di Dan Kennedy. Lui è l'origine del marketing a risposta diretta. Per un attimo, 2 anni fa, il mondo del marketing e dell'imprenditoria mondiale ha temuto il peggio, quando le condizioni di salute di Dan sono peggiorate improvvisamente. Ma nel suo perfetto stile cowboy, Dan si è ripreso. È tornato in pista con la più straordinaria newsletter lui abbia mai creato, l'unica scritta davvero di suo pugno. Per questo, Frank Marenda ha deciso che il rischio che abbiamo corso è stato troppo grande per vederlo ripetersi. Il pericolo di perdere i contenuti dell'uomo che ha cambiato le sorti a migliaia di imprenditori ha spinto Frank a portare in Italia la sua newsletter. E tu, oggi, hai la possibilità di averla ad un prezzo straordinario. Infatti, se ti abboni ora a Dan Kennedy's Marketing Saloon, avrai il volume del mese corrente, un volume in regalo direttamente a casa tua, che avrai anche in formato digitale. Una lezione di Dan Kennedy mai venduta prima, in formato video nella tua area riservata. La prima lezione di The Secret Box, il colloquio fra il genio americano e quello italiano di Frank Marenda. Tutto questo ad un prezzo irripetibile. Cosa aspetti? Abbonati ora a Dan Kennedy's Marketing Saloon. Disdici quando vuoi e lo ricevi comodamente a casa tua. Clicca subito il link qui sotto e non perdere l'offerta speciale. Questo è il dato straordinario. Quindi, ovviamente, il paccone, non vi voglio vendere le frottole come fanno le altre persone. Il paccone non fa tutto da solo. Dopo è necessario, chiaramente, soprattutto nei business dove c'è progettazione, c'è da creare un preventivo, c'è da personalizzare il prodotto o il servizio, c'è da tagliarlo, c'è da cucirlo sul cliente. Chiaramente è necessario il fattore umano, ragazzi. Cioè, se vendo la Coca-Cola, cosa c'è di bisogno di un venditore? Cosa mi deve spiegare di una lattina di Coca-Cola? Okay? Se vendo le Nike, cosa mi deve spiegare il venditore delle Nike? Che io le voglio le Air Jordan, cosa mi deve spiegare? Me le metto, le provo, se mi stanno bene dal piede e mi piacciono, una volta che le ho indossate, le compro. Non è che ci sia bisogno di questo tecnico, ma immagino che la maggior parte di noi non abbia dei prodotti così, tutto sommato, banali da spiegare, no? L'iPhone, cosa mi deve spiegare? Posto che mi deve spiegare delle cose, se è la prima volta che lo uso, perché non ho mai utilizzato un sistema iOS o il sistema Mac, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che se devo fare una transizione da Android, magari, o da PC, no, a Mac, chiaramente sì, ho bisogno del genius lì che mi dà una mano a fare questa transizione se non me la voglio fare da solo a casa, eccetera, eccetera. Ma facendo finta che non è la prima volta che io lo compro, non è che io abbia bisogno di un venditore per vendermi l'iPhone. Lo compro perché lo voglio, lo vedo, lo voglio, punto, mi piace, scelgo il colore e lo pago. Non è che ho bisogno di un venditore. Ma la maggior parte dei prodotti che noi vendiamo non sono così scontati nella testa del cliente, non è così scontato che i clienti li comprino. Perché? Perché non sono così famosi, non sono così noti. Quindi è normale che la gente abbia dei dubbi, abbia delle perplessità, abbia un sacco di domande, abbia un sacco di obiezioni tendenzialmente. Ok? E quindi il nostro venditore in scatola ha il compito di risolvere tra il 70 e l'80% delle domande, dei dubbi, delle perplessità.
che il cliente ha in testa. Poi è chiaro che ci vuole sempre un lavoro del venditore che fa quel 20-30% finale di personalizzazione, di creazione anche dell'offerta specifica per il cliente in funzione di quanto è da personalizzare, quanto è sartoriale il nostro prodotto, il nostro servizio sul cliente, piuttosto invece che se è standard. Okay? Quindi se il prodotto tende a essere piuttosto standard, il venditore dovrà rispondere a meno domande. Se invece c'è bisogno di un tecnico commerciale, magari perché in realtà o sono io un libero professionista, quindi il mio lavoro in realtà è una consulenza e quindi c'è bisogno di cucirla molto bene intorno chiaramente al cliente, allora ci sarà bisogno ovviamente di un intervento del venditore ancora più ampio. Rimane il fatto che non esiste strumento di marketing più potente al mondo di quello di cui parliamo questa sera, che è The Shock No Box di Dan Kennedy, quello che ne abbiamo ribattezzato il paccone di merda o paccone delle meraviglie per essere più raffinati, ok? Perché coloro che non ci conoscono utilizziamo un linguaggio più così, un po' più simpatico, un po' più all'acqua di rose, noi siamo un po' più rock and roll quando parliamo internos, ok? Quindi il paccone, ragazzi, chiaramente dico delle cose banali, ma non vorrei dire cose banali, ma le dico perché è importante, nel senso che è uno strumento di marketing. Quindi, come tutti gli strumenti, è uno strumento, in particolare il paccone, è uno strumento pericoloso. Perché? Innanzitutto perché crearlo, spedirlo, mandarlo, a differenza di un'email, vi lascio immaginare, costa qualche decina di euro. Non è che costa, cioè se non ci metto l'oro fuso dentro, non è che ok, però costa, ok? Quindi base centinaia o migliaia di invii, a seconda di quello che voglio fare, è un costo. Quindi tutto ciò, ragazzi, che costa è un investimento e quindi dovreste maneggiarlo con cura e rispettarlo in quanto tale. Che cosa voglio dire? Voglio dire, allora, innanzitutto che, per esempio, che alcune volte sono arrivate delle persone da me, ma dei miei studenti, perché mi hanno sentito parlare del paccone, però poi non hanno voluto approfondire, cioè non hanno voluto capire con me cosa dovevano fare, quindi si sono improvvisate da sole, ho detto ok, tornano da me, ho fatto il paccone, ok, ne ho stampate 2000 copie, ok, a chi li devo mandare? Chiaramente, okay, abbiamo avuto un esborso di cassa enorme, okay, senza alcun senso, perché la domanda non esiste, la domanda a chi li devo mandare, cioè, a chi li devo mandare è la domanda che ci dobbiamo porre prima di cominciare a costruire il paccone, tra l'altro, perché io devo parlare a queste persone qua, quindi che materiali scrivo all'interno, cioè che cosa creo all'interno del pacco se non so a chi li devo mandare esattamente, come mandarglielo, in che modo, eccetera, eccetera. Quindi questo è uno spreco assoluto di denaro, ok, ragazzi? Quindi è uno strumento di marketing, essendo uno strumento di marketing che costa, non dovete trattarlo come se fosse la bacchetta magica. Cioè qua dentro, all'interno di Metodo Merenda, io tutto, di tutto mi potete accusare, che sono antipatico, che mi potete dire di tutto, tranne che vi prendo per il culo, sono un truffatore come quelli che trovate online, eccetera, eccetera. Cioè non vi vendo e non vi ho mai venduto, come concetto, niente come se fosse la bacchetta magica. Il paccone, okay, è uno strumento da maneggiare con cura, esattamente come l'infomercial di cui abbiamo parlato nella diretta di ieri, se la siete persa, ok, guardate la diretta sulle televendite, vi lascio il link in descrizione, andatela a vedere, perché è propedeutico anche alla lezione di oggi, ok? Anche l'infomercial, cioè l'infomercial costa farlo produrre, e quindi non me lo posso far produrre da uno che non sa quello che sta facendo. Cioè, ho sentito Frank l'infomercial e mi trovo un videomaker che fa l'infomercial. No, perché il videomaker in Italia l'ho portato io, il concetto dell'infomercial, sappiamo noi come si fanno. Non è una roba da regista, è una roba da copywriter e da chi sa montare le immagini sul pezzo di copy, quindi è completamente diverso. Quindi se andate da quello che vi fa i video della Cresima perché sa fare i montaggi, quindi non capite chi sono i professionisti ai quali andare, fate un sacco di danni. Okay? Quindi vi serve un professionista che sappia scrivere il copy, vi serve il professionista che sappia creare il video specifico per infomercial. Non vi serve il regista, non vi serve quello che sa fare i videoclip, non vi serve quello che sa fare i matrimoni o le riprese per le cerimonie, perché è uno sport completamente diverso. Altrimenti alla fine queste persone comunque non lavorano gratis, okay? Avete buttato un sacco di soldi in una roba che poi non funziona. Questo è il problema. Per il paccone, ragazzi, è la stessa cosa. Il paccone è la stessa identica cosa, cioè innanzitutto il paccone va inserito, cioè non è che dovete creare dei pacchi, ok? Il paccone va inserito in un funnel e adesso vedremo i vari modelli di funnel, solo che bisognerebbe capire quale si adatta precisamente alla vostra azienda, qual è la soluzione migliore. Ma al di là di questo, visto che costa produrlo, non è tanto il problema, ragazzi, che costa stamparlo. Il problema è del paccone, cioè quello che costa l'investimento è quello che ci metto dentro. Cioè non è che basta che mando uno scatolo di cartone con dentro della carta a caso e questa cosa converte. La costruzione dei materiali di marketing all'interno del paccone è una scienza specifica, cioè servono dei materiali di marketing
che facciano tutto quello che serve per convincere il cliente ad acquistare da noi invece che acquistare da qualcun altro, invece che addirittura non fare niente. Okay? Quindi è un insieme di materiali di copy non casuali, cioè sono della nostra scuola specifica, ok? Vanno creati in un ordine specifico, logico e cronologico. Quindi se andate, cioè, o fate le cose, ragazzi, nella maniera corretta, ok? Allora c'è un modo di farlo, ok? Se avete dei copy interni e volete provare a farvelo da solo, ok? Nel dettaglio tecnico, perché non riusciamo a spiegarlo chiaramente in mezz'ora di diretta, ok? Esiste, ok? C'è un infoprodottino, ok? Si chiama proprio Il Paccone delle Meraviglie. Vi lascio la descrizione qui sotto in basso. Se ve lo volete autoprodurre, ok? Il paccone, andate lì, ok? Prendete l'infoprodottino, non costa niente, e c'è la descrizione minuziosa dei materiali di come li dovete creare modello scuola metodo merenda per avere un paccone, solo che dovete avere il copywriter bravo che possibilmente lo abbia già fatto, eccetera, 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 eccetera. Altrimenti vi potete rivolgere sempre a noi, ok? Quindi scrivete l'assistenza, c'è sempre il solito link all'assistenza, e scrivete: vorrei capire come creare un funnel con all'interno il paccone per la nostra azienda. Fermo, dove credi di andare? Te ne stavi andando senza iscriverti al canale, vero? Vedi di non farmi arrabbiare, iscriviti subito e attiva la campanellina. Non vorrai mica perderti la prossima diretta con tutte le strategie utili per raggiungere il successo, giusto? Allora fai il bravo, iscriviti ora.